Ed è il momento della nostra raffica di mercato. L'apriamo con la Serie C, con una ufficialità che arriva da Taranto, perché Loris Zonta è un calciatore del Taranto. Adesso non ci sono più dubbi, approda in rosso-blu dal Vicenza, prestito con diritto di riscatto, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, in classe 97, ha giocato in B con il Pisa, poi il Bassano, negli ultimi 5 anni è stato a Vicenza. Qui la foto con mister Eziolino Capuano. Taranto che sonda un altro rinforzo a centrocampo è Gianmarco Papaserio, classe 99, di proprietà del Tolentino. Restiamo in Serie C, Virtus Francavilla che ha individuato l'obiettivo per la difesa, Fabio Gavazzi, difensore centrale, classe 1988, arriverebbe dalla Vispesaro, 400 e più le partite tra i professionisti per lui. Per la porta si sondano due nomi, Francesco Forte del Monterosi e Miguel Angel Martinez, ex Pordenone. Monopoli, le uscite, ci sta lavorando il DS Alfio Pelliccioni, Amlili, Fornasier e Santaniello, quest'ultimo ha tante proposte. Andrea Bussaglia invece è a metà tra Prosesto e Rimini, è conteso da Prosesto e Rimini. In entrata si ragiona su Pasquale Fazio, difensore classe 89 del Catanzaro, in alternativa piace sempre Daniele Celiento del Bari. Scendiamo in Serie D, girone H, un arrivo tra i pali a Casarano, Denny Pucci, classe 2003, in carriera ha giocato con lo Spezia Primavera, nell'ultima stagione è stato al Sestri Levante, girone A di Serie D. In uscita l'attaccante Andrea Saraniti, che invece potrebbe finire alla Lamezia Terme. Fidelis Andria, contatti anche in giornata tra la Fidelis e Dardan Vutai, attaccante 95, e lui l'obiettivo per l'attacco, ha bisogno di rinforzi lì la Fidelis, lo ha detto anche Francesco Farina. Poi capitolo under, firma Imana Schick, trequartista 2003 che ha vinto l'ultima eccellenza a Manfredonia, sarà tesserato Luciano Calzolaio, terzino destro 2005 del Foggia, preso Giuseppe Cirulli, esterno offensivo 2005 dalla Virtus Francavilla. Si va verso il tesseramento per Giovanni Riefolo, terzino destro classe 2004, ex Bitonto del Monopoli, e Luca Sasanelli, seconda punta o esterno offensivo 2004 di proprietà del Sassuolo. Al Barletta continua a piacere Fabio Delvino, difensore classe 98, ultime 6 stagioni in C tra Bisceglie Alessandria, triennio alla Virtus Francavilla e Fidelis Andria. Il Manfredonia ha ingaggiato il portiere Alberto Rossi, classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, si è trasferito poi al Parma, una montagna di 192 centimetri la definisce il club sipontino. Manfredonia che ha piazzato un colpo in difesa, perché arriva Dramane Konaté, difensore centrale ivoriano di 1,84 m, classe 94, ha giocato per 2 anni in B con la Provercelli, è passato anche dall'Empoli, dall'Aianese e dal Seregno. Poi Fasano è vicino all'approdo di Luigi Conticchio, un difensore 2003 in prestito dal Cerignola, era Manfredonia. Il Molfetta, che attende sempre il ripescaggio in Serie D, ha comunicato l'ingaggio di Carlo Vicedomini, centrocampista classe 85, non ha bisogno di presentazioni, è stata una delle colonne del Barletta nelle ultime stagioni con il triplete in eccellenza 2021-22, poi da leader anche l'anno scorso in Serie D. Infine la Virtus Mola ha tesserato Gennaro Manzari, uno degli attaccanti più prolifici nella storia dell'eccellenza. Andiamo in Serie B, a Bari, dove lo sappiamo, l'abbiamo visto con le immagini, è stato definito l'arrivo del portiere Brenno, brasiliano 99, arriva dal Gremio, prestito oneroso e poi diritto di riscatto per il Bari. C'è una trattativa in stato molto avanzato per portare a Bari Giuseppe Sibilli, un classe 96 del Pisa, 86 presenze, 11 gol in B, sa agire sia da trequartista che da esterno d'attacco. La formula è sempre quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. È ripresa la trattativa per portare a Bari Malcolm Ejuma, centrocampista offensivo francese, classe 96 dello Steaua Bucarest. Il Bari non si muove dalle sue posizioni, anche qui prestito oneroso e diritto di riscatto, operazione dal valore compreso tra gli 800 e i 900 mila euro, compreso il riscatto. In stagione il giocatore 26enne ha già giocato 6 partite con una rete tra Superliga Rumena e Conference League. Sembra che la posizione della Steaua Bucarest si stia ammorbidendo. Per il centrocampo un obiettivo resta Issa Dumbia, 2003, dell'Albino Leffe. Non c'è l'intesa invece per cedere ancora Walid Khedira, di qualche giorno fa la proposta del Sassuolo. Il Bari ha chiesto invece una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni più il prestito di Luca D'Andrea, esterno d'attacco del 2004. Al momento l'intesa non c'è.